Assessore Garavaglia, allora tra un po' il Consiglio dovrà approvare il bilancio di fine anno, ma con la crisi di governo ci sono rischi per finanziamenti di alcuni progetti già messi in cantiere in Lombardia? No, per quello che abbiamo fatto il nostro bilancio è già in sicurezza. Tuttavia si può ancora migliorare e questo dipende da un'interlocuzione che era in corso col governo precedente. Il governo che arriva avrà questa questione da dirimere, cioè la ripartizione di alcune risorse che riguardano gli enti locali. L'intesa era che si vedesse al Senato, siccome al Senato si è chiusa la legge di bilancio senza discutere nulla, rimane aperto questo tema. Sarà oggetto di incontro velocemente appena ci sarà un governo. E secondo lei invece in generale, cioè la soluzione che è stata trovata era la più probabile o quella che insomma doveva, si è trovato obbligato a fare Mattarella, oppure c'era un'altra possibilità? Ma diciamo che qui la partita era tutta interna al PD e alla fine pare che si sia scelta una figura che non faccia ombra all'ex premier Renzi.